Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nostre uscite e i nostri nuovi video. Ebbene, bene, la situazione stagnante in cui naviga Anthem la conosciamo tutti. Dopo l'addio dei capoccia che normalmente presentavano Anthem per passare a Dragon Age 4, lo spostamento degli uffici che si occupano dello sviluppo e la recentissima patch che ha tolto le casse Elise e introdotto però nuovi bug, non fanno navigare di certo nella speranza i giocatori di Anthem. In effetti anche EA ha fatto dichiarazioni poco piacevoli, tirandosi però la zappa sui piedi in quanto ha definito Anthem un gioco prematuro e che non si aspettava così disastrosa la sua data di uscita. A parer mio è arrampicarsi sugli specchi, visto che è stata proprio EA a voler l'uscita del gioco anticipata di mesi e mesi, e le dichiarazioni per salvarsi la faccia non funzionano proprio per un cazzo. Detto questo, e tralasciando i problemi di Anthem che, ahimè, verranno plausibilmente risolti tra mesi e mesi, parliamo anche di The Division 2. Finalmente l'ho comprato, ebbene sì, si è sceso sotto i 35 € la chiave e, come avevo preannunciato dai miei video precedenti, beh, l'ho preso. Ebbene, il gioco in sé è fatto particolarmente bene, nulla da dire, Massive ci ha azzeccato appieno, ma non è privo di difetti e anche questo titolo in questo momento sta navigando nella melassa e nella noia più assoluti. Per farvi capire, io ce l'ho da esattamente 2 settimane e sono già a fondo del titolo e ho già finito almeno 3 delle mie build e non sto facendo quelle meta, quindi. Ebbene sì, anche The Division 2, come tutti i grinder di quest'era, come tutti i giochi a servizio di quest'era, passa per i periodi bui della noia. Pur avendo veramente una quantità di roba indefinibile, The Division infatti si arena come tutti gli altri titoli a completamento della propria build. A meno che non si passi alla build in meta, in cui bisogna farsi un secondo personaggio a livello 22 per droppare mod da utilizzare con il personaggio principale, che è per me un'assurdità delle assurdità. Se volete sapere il perché, cercate su Reddit, scoprirete la motivazione. Che dire, si aspettano i grandi aggiornamenti dei grandi titoli che, toccando ferro, arriveranno in questo mese, a meno di ripensamenti e rimandi. Per ora, accontentiamoci del più semplice Ant Showdown, in cui io e Slade ci stiamo divertendo come pochi, e Sea of Thieves, dove invece gli aggiornamenti sono arrivati e i giochi vanno spediti sui loro binari. In realtà questo non è un video di news classico, come di solito faccio, ma è un semplice video di recap su ciò che sta accadendo attualmente con i titoli che gioco e seguo. Mi troverete presto in live con Slade, come ho detto prima, nei giorni a venire ovviamente, e magari anche nei mesi a venire, si spera, se Slade ha voglia di fare le live o magari se mi arriva finalmente la linea 100 mega. Spero comunque di vedervi in chat anche quando saremo in live. E con questo è tutto. GG a tutti quanti.